Veneto Banca la sentenza, 4 anni di reclusione per l'ex amministratore delegato Consoli accusato di falso in prospetto e ostacolo alla vigilanza, scatta anche una maxi confisca da 221 milioni di euro. La procura soddisfatti della sentenza, la difesa pena bassa, ma ricorreremo in appello presto l'apertura di un altro procedimento, quello per associazione a delinquere finalizzata alla truffa. La tragedia della 28 e la polemica sugli arresti domiciliari al pirata che ha ucciso Sara e Jessica, dal papà di quest'ultima un appello diretto al capo dello Stato, ci ascolti. Intanto a Conegliano per domenica sera si sta organizzando una fiaccolata per ricordare le due ragazze. Il sindaco Chies: vogliamo dedicare un giorno a Jessica e Sara. Spaccata nel bar di via Ronchese a Treviso la scorsa notte, l'azione del ladro immortalata dalla telecamera, rabbia e rassegnazione fra i titolari, e parte una raccolta firme. Ennesimo atto vandalico nel comune di Follina, presa a calci e distrutta la segnaletica per il sentiero dell'UNESCO. L'ira del sindaco: la misura è colma. Studenti in piazza anche a Treviso contro il ripristino della seconda prova scritta di maturità, scarsa però la presenza. Discesa dei livelli di PM10, da domani a Treviso torna il livello verde, ripristinata la normalità nella circolazione dei veicoli. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano per questa edizione trevigiana la prima sentenza di peso, attesissima, sul crack Veneto Banca. Nel pomeriggio il giudice di Treviso si è pronunciato, 4 anni di reclusione, e non solo per l'ex amministratore delegato dell'istituto di credito montebellunese Consoli. Partiamo proprio dalla pronuncia. Visti gli articoli 533 e 535 del Codice di Procedura Penale, dichiara Consoli Vincenzo colpevole degli altri reati allo stesso scritti. È ritenuta la continuazione, riconosciute le circostanze attenuanti generiche di cui l'articolo 62 bis Codice Penale, equivalenti alle contestate aggravanti, lo condanna alla pena di anni 4 di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali. 4 anni di reclusione, 5 di interdizione dai pubblici uffici, una confisca del patrimonio personale fino a 221 milioni di euro, più una provvisionale per le parti civili, comprese Banca d'Italia e Consob. Sono circa le 16 quando il giudice di Treviso Umberto Donà pronuncia la sentenza che chiude il primo capitolo giudiziario relativo al crack di Veneto Banca. Sul banco degli imputati solo lui, Vincenzo Consoli, ex amministratore delegato dell'istituto di Montebelluna, presente al mattino per le repliche, assente al pomeriggio al momento della pronuncia. Prescritto il reato di aggiottaggio, nel dicembre 2021 rimanevano in piedi le accuse di falso in prospetto e ostacolo alla vigilanza. Sullo sfondo 10 mesi di processo, 26 udienze, 150 testimoni, un super lavoro per procura e difesa, con la prima che aveva chiesto 6 anni di reclusione, la seconda invece l'assoluzione con formula piena. In mezzo le richieste delle parti civili per un ammontare di 100 milioni di euro. È una soddisfazione professionale, insomma, perché sostanzialmente il Tribunale ha avallato la nostra impostazione accusatoria in toto, perché a parte il reato di aggiotaggio che sapevamo essere prescritto, c'è stata la condanna per tutti gli altri reati. Restano da leggere le motivazioni e da capire i contorni della confisca. Ovviamente noi come pubblica accusa non avevamo chiesto questo provvedimento, e dobbiamo capire, insomma, capiremo dalle motivazioni della sentenza come ha ragionato il Tribunale. Per la difesa intanto la strada tracciata è quella dell'appello, con la probabilità alta, forse già una certezza, che possa prescriversi nelle more del secondo grado anche il reato di falso in prospetto. Questa è intanto la reazione dell'avvocato costabile. La sanzione è così bassa, entro i 4 anni, che assume, dicevo prima ai vostri colleghi, un significato particolarmente particolare, diciamo, per noi tecnici, perché è una sanzione che non comporta, diciamo, l'esecuzione di un certo tipo, potrebbe essere la soluzione di compromesso. Naturalmente non ci appaga, ecco. Sicuramente in appello riusciremo a ottenere qualche soddisfazione in più.
Intanto c'è la soddisfazione anche delle parti civili, giustizia c'è, dice l'avvocato Fadalti. Intanto si ritornerà a processo il 12 di febbraio, è già stata fissata l'udienza preliminare per il filone bis, in questo caso si parla di associazione a delinquere finalizzata alla truffa. Mi tocca usare una frase fatta, ma giustizia c'è ed è stata fatta. Mi pare una sentenza assolutamente equilibrata, aderente ai dati processuali ed è solo un primo passo, perché ci sono altre responsabilità e forse più gravi responsabilità ancora da accertare. Quello segnato in tribunale a Treviso è solo il primo passo di una vicenda giudiziaria ancora lunghissima. Inevitabile che tra le parti civili ci sia soddisfazione, ma anche tanta cautela, troppi ancora i nodi da sciogliere. Non è il crack di Veneto Banca, i 3 miliardi e 800 milioni di euro dispersi sono sicuramente riferibili a responsabilità del ragionier Consoli, ma non solo sue responsabilità. A me pare che lo spettro sia molto più ampio. Non a caso si torna in aula già il 12 febbraio, in calendario c'è l'udienza preliminare del filone bis, l'accusa stavolta è quella di associazione a delinquere finalizzata alla truffa, oltre a Consoli, alla sbarra diversi funzionari dell'istituto Montebellunese. Il prossimo sarà un processo in cui infatti si contesta l'associazione a delinquere, un'associazione che evidentemente era da un lato tesa a compiere gli atti che in questo processo sono stati evidenziati, ma poi a cascata a colpire il singolo risparmiatore che poi era la carne viva di queste condotte delittuose. Quindi sì, quello sarà il processo dei risparmiatori specificamente, senza dubbio. Anche in questo procedimento occorrerà fare i salti mortali per evitare la prescrizione. Una spada di Damocle, dice il sostituto procuratore Massimo De Bortoli, che in quest'ultimo anno, oltre a portare avanti il processo Consoli, ha dovuto reggere la procura. È tutta una corsa contro il tempo. Il problema è che appunto qui abbiamo dei termini di prescrizione dei reati che sono quelli previsti per anche per una truffa banale, cioè il termine di prescrizione per una truffa di uno che vende un telefonino magari taroccato ed è un fatto molto semplice e banale, è lo stesso termine di della truffa appunto che riguarda la vendita delle azioni di Veneto Banca, che è una vicenda molto più complessa, che richiede indagini molto lunghe, però i tempi che vengono dati dalla legge sono gli stessi. Il nostro impegno non è finito. Ritorniamo sulla tragedia dell'A28 e sulla polemica attorno agli arresti domiciliari al pirata che ha ucciso Sara Rizzotto e Jessica Fragasso. Dal papà di quest'ultima parte un appello preciso al capo dello Stato. Intanto a Conegliano ci si prepara per una fiaccolata in memoria delle due ragazze, che è stata fissata e confermata poco fa dal sindaco Chies alle 18. Questo messaggio vorrei che arrivasse al Presidente della Repubblica, che dedicasse un minuto del suo tempo a leggere questa notizia, chiamiamola notizia, ma tragedia, e far riflettere e per riuscire a cambiare le leggi. So che è difficile, so che è impossibile, però bisogna provarci. Un minuto è questo che chiede Alain Fragasso al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Pochi istanti per fare giustizia e per provare a correggere i titoli di coda di una storia tragica, il cui finale non si può più riscrivere. Non torneranno tra le braccia dei loro cari Jessica Fragasso e Sara Rizzotto, le due cugine morte nello schianto in A28, travolte dal SUV di Dimitri Trajkov, scappato dal luogo dell'incidente, trovato dagli agenti di polizia nella sua casa di Pordenone. Casa dove da ieri l'imprenditore 61enne è tornato a scontare gli arresti domiciliari con obbligo di indossare il braccialetto elettronico, una decisione che non trova pace nelle famiglie delle vittime. Una cosa così non doveva passare liscia, questo non doveva uscire il giorno dopo, doveva essere tenuto dentro. Qui non ci sono leggi che purtroppo che per chi ammazza è sempre libero, è cosa, gli va sempre bene. Io voglio giustizia, solo giustizia, chiedo giustizia, chiedo che questo venga messo dentro per sempre, nient'altro. Mia figlia non posso riaverla indietro, neanche mia nipote. Sono arrabbiato, sì, tanto arrabbiato.
veramente, mi ha distrutto la vita, ha distrutto la vita di tante persone, di tante famiglie. E oggi alle 14 il riconoscimento delle salme da parte delle famiglie all'ospedale di Udine, dove sono ancora ricoverate in condizioni gravi le due figlie di Sara Rizzotto, salve per miracolo. Bambine, una di 2 anni e mezzo e l'altra di 4 mesi, a cui da questa mattina è stata dedicata una raccolta fondi, segno di una comunità toccata nel profondo che nei prossimi giorni si ritroverà a ricordare le due ragazze scomparse con una fiaccolata nel centro di Conegliano e non solo. Penso che nei prossimi giorni ragioneremo per istituire magari una giornata che ricordi queste ragazze, magari dando un premio o qualcosa agli studenti meritevoli. Cercheremo di ricordare, perché non bisogna solo ricordare nel momento della disgrazia, ma ricordare che nei prossimi anni la figura di due ragazze che avevano una vita davanti e purtroppo questa è stata cancellata in un giorno tragico. Intanto Alain attende una risposta dal Presidente della Repubblica. Se può dedicare un minuto, non pretendo tutto il gioco, non pretendo niente, un minuto, e faccia riflettere e dica che qua bisogna fare qualcosa. Io ho il cuore infranto, mia moglie ha il cuore infranto, siamo tutti distrutti, mio cognato, tutti. E vi ricordo che la fiaccolata quindi si terrà domenica sera alle ore 18 a Conegliano, lo conferma direttamente il sindaco, la partenza è prevista da via 20 settembre. C'è il dolore delle famiglie, c'è questo appello al capo dello Stato, ma impazza anche la polemica politica attorno a questa decisione del GIP di Pordenone. Credo che sia troppo blando quello che è stato fatto e che la magistratura, avendo gli dati gli arresti domiciliari, sembra quasi dire che non è così grave. Questo forse è il delitto più grave degli ultimi anni. Stiamo parlando di due donne, stiamo parlando di bimbe che saranno orfane, stiamo parlando di bimbe che sono state operate, stiamo parlando di famiglie distrutte. E questo non può avere nessuna tutela di nessun genere. Noi siamo lo Stato di diritto, ma qui siamo andati oltre. Qui siamo lo Stato della tolleranza con questo tipo di procedimento e io credo e spero che la magistratura riveda la propria decisione. Dure le parole dell'assessore regionale Elena Donazzan dopo la decisione del GIP di Pordenone che ha disposto gli arresti domiciliari nei confronti di Dimitri Trajkov, l'imprenditore bulgaro di 61 anni, arrestato per lo schianto in A28 dove hanno perso la vita le due cugine Jessica Fragasso e Sara Rizzotto. Il pensiero va alle giovanissime vittime, alle famiglie delle due ragazze, alle bimbe rimaste senza mamma. C'è qualcosa da rivedere nel nostro sistema giudiziario. È arrivato il momento che in Italia si faccia una riforma della giustizia. La riflessione dell'assessore regionale Roberto Marcato. Lui è a casa sua, mentre i familiari di queste due vite spezzate vivranno nel carcere a vita del dolore. Mi chiedo se c'è un rapporto di equità fra le due situazioni, chi sarà condannato per sempre al carcere del dolore e chi invece è a casa nel salotto di casa sua a guardarsi la televisione, perché soffrirà anche lui, non lo metto in dubbio. Ma di certo non c'è rapporto fra le due situazioni. È una vicenda che lascia l'amaro in bocca, resta la sofferenza delle famiglie. Queste le parole di Jonathan Montanariello del Partito Democratico, che poi però aggiunge massima fiducia nei giudici e nella magistratura, non sta a noi fare i processi. C'è un iter in Italia garantista sotto l'aspetto processuale, che non vuol dire che la persona l'abbia fatta franca, vuol dire che gli vengono applicate le norme di garanzia, che in qualche modo è giusto che vengano applicate a tutti, perché la legge deve essere uguale per tutti, e quindi ci auguriamo quanto prima che la magistratura faccia chiarezza e prenda una decisione nei confronti di questo soggetto. Non sta a noi processarlo. Per quanto possiamo avere delle opinioni personali, nessuno se non chi è chiamato a farlo, e quindi la magistratura e i giudici possono fare un processo ad altre persone. La cronaca ci porta a Treviso in via Ronchese per una spaccata nel bar del quartiere. L'azione criminale è stata immortalata dalle telecamere. Thank you.
Il ladro entra dopo aver infranto la vetrata, sono le 3 di notte e si dirige verso il bancone. Porterà via il registratore di cassa poco dopo. La telecamera interna inquadra l'azione, ma è troppo tardi. Bar B&B di via Ronchese, quartiere Santa Bona, poche ore dopo si può soltanto osservare il danno e cercare di ricostruire quanto accaduto. Praticamente ha lanciato il sasso contro la vetrata, è entrato e ha portato via la cassa. Ecco, questo è il sasso. Questo è il sasso. Il danno maggiore è per la vetrata e la sua struttura. Umberto Piavento fa una prima stima, 3.000 euro. All'interno il ladro ha portato via la cassa con gli spiccioli, monete da 1 o 2 euro, svuotata e poi abbandonata poco distante. L'allarme non ha funzionato, forse il malvivente è riuscito a metterlo fuori uso. A far intervenire la polizia è stato lo spavento dei residenti. La signora del primo piano, che è molto anziana, e dallo spavento ha chiamato una sua amica praticamente. Non pensavo, però, vabbè, andiamo avanti, cosa vuoi? C'è più preoccupazione, più rabbia, più paura. Che c'è cosa? Rabbia, c'è rabbia. Per questo bar è la prima esperienza di una spaccata, ma furti ce ne sono già stati, tanto che la rassegnazione ha spinto i titolari a comportarsi di conseguenza. Noi teniamo sempre la cassa aperta, appunto perché se entravano non facevano meno danni praticamente al registratore cassa, che di fatti è ancora intatto e funzionante. A poca distanza da qui, il negozio di biciclette è colpito da un attacco incendiario nel novembre scorso. È una zona, è stata sempre sicura, però quando è arrivato certa gente si è cominciato certi movimenti strani, quindi siamo stati parecchi anni tranquilli ormai, ma ultimamente qua... Non solo criminalità, ma anche degrado, una piaga che ha spinto i residenti ad organizzarsi con una raccolta firme. Noi stiamo avvertendo un certo degrado che sta montando nell'area. Questa è una cosa per noi inaccettabile, dopo tutti gli sforzi che abbiamo fatto per cercare di portare il quartiere ad un livello di civiltà, e quindi facciamo un appello urgente all'amministrazione affinché vengano messe delle telecamere in via Ronchese per fare in modo che questi episodi non si verifichino, non si ripetano. Faccio anche un altro appello perché questi negozi sfitti, se ci sia la possibilità, possano essere occupati da negozi, cioè da uffici pubblici, in modo che ci sia un richiamo di gente. Sempre per la cronaca, da Treviso a Follina per l'ennesimo gesto vandalico. La misura era già colma, adesso con questi due ultimi atti di vandalismo la misura è proprio scolmata del tutto. Cartelli turistici gettati nel torrente San Pietro, panchine demolite, degrado alla sorgente della Madonna. Non sono ancora sazi i vandali che stanno mettendo a soqquadro il comune di Follina, uno dei borghi più belli dell'Alta Marca. È successo l'altra sera che un gruppo di ragazzini è stato visto prendere a calci questa segnaletica del nostro più bel sentiero che abbiamo nel sentiero dell'UNESCO. Ma sono stato avvisato addirittura l'altra settimana dal mio parroco dicendomi che in una notte sono spariti tutti i pesci rossi che ci sono nelle vasche del giardino dell'abbazia. L'abbazia è quella di Santa Maria, monastero cistercense, gioiello artistico e memoria storica della città. I pesci erano in queste due vasche che adornano il giardino dell'abbazia. E una mattina il parroco dell'altra settimana si è accorto, i pesci sono spariti. E queste le dure parole del sindaco rivolte a chi pensa di averla fatta franca. Non pensino di continuare a farla franca perché sono già stati visti e io mi sto adoperando per arrivare ad avere almeno un nome. Poi quello lo pagherà per tutti. Messaggio forte e chiaro. Adesioni ridotte questa mattina alla manifestazione degli studenti indetta anche a Treviso contro il ripristino della seconda prova scritta, l'esame di maturità. Ennesimo segnale di quanto le limitazioni di questi due anni abbiano spento nei ragazzi ogni voglia di protestare in presenza, facendo diventare tutti leoni da tastiera. Siamo in pochi. E allora cercano anche di dare fiducia alla nostra generazione, ma ragazzi siamo in 200-300 persone a farla grande, e gli altri dove sono? Verrebbe da dire non ci sono più le manifestazioni studentesche di una volta, perché anche oggi in Piazza Borsa si riflette a quello scollamento tra giovani e impegno civico certamente accentuato dalle limitazioni del Covid. Così in questa piazza, in altri tempi incapace di contenere le manifestazioni studentesche, si sono ritrovati in pochi per dire no al ripristino della seconda prova scritta per il prossimo esame di maturità. Non è giusto, perché se siamo qui anche noi
dovete esserci anche voi, che 2-3 giorni fa, quando è uscita la notizia, pronti subito a lamentarsi. Allora, su Instagram tutti i impianti e lacrime, la seconda prova, eccetera. E adesso qui in quanti siamo? Ennesimo esempio di leoni da tastiera, pardon, da telefonino, ma soprattutto pessimo segnale di una generazione spenta anziché ardere di voglia di vivere. Ragazze e ragazzi che spendono ogni giorno almeno 4 ore della loro vita davanti al computer e che di media sbloccano 120 volte al giorno il proprio telefonino. Ma questo non li forma, anzi li disinforma. Così il 35% dei ragazzi dichiara di non essere pronto per gli esami, meno che mai con le regole pre-Covid. Veniamo da una situazione scolastica in cui ci siamo trovati prima chiusi, poi ci siamo trovati riaperti, poi didattica a 50-50, DDI e avanti così. C'è stato davvero un gran casino e di sicuro questo non ha aiutato la situazione a migliorare. Soprattutto venendo da, come dicevo prima, 3 anni di DAD, i problemi di ansia, problemi di interfacciarsi anche con le persone sono esponenzialmente cresciuti e per fare una cosa così, per anche andare davanti a un poco più di centinaio di persone che eravamo oggi e dire io sono stanco di dover vivere così, io sono stanco di essere la categoria sempre lasciata indietro, ci vuole davvero tanto coraggio. In base al bollettino PM10 diffuso da ARPAV, in queste ore a partire da domani a Treviso si tornerà al livello di allerta verde che rappresenta la situazione normale prevista dalle misure di contenimento delle polveri sottili. Con il livello nessuna allerta verde, dalle 8.30 alle 18.30 potranno circolare tutti i veicoli tranne gli Euro 0, Euro 1 a benzina e diesel anche commerciali. Questa quindi la comunicazione di servizio. Ancora cronaca per noi subito dopo la pubblicità, fra poco. Di nuovo in diretta per andare a Mogliano e parlare del taglio del nastro per la ristrutturazione della scuola e della palestra di Via Olmè. Un'occasione per il sindaco Davide Bortolato per ribadire che la sua città non è solo rugby e prosecco. 30 ville venete, tanto per dirne una. Bellissime opere d'arte, siamo una città d'arte e poi non siamo un paesino ma siamo una città di 30.000 abitanti quasi. Ribatte un po' piccato il sindaco di Mogliano alla descrizione che ha fatto Bebe Vio della sua città e lo fa nel giorno in cui orgogliosamente inaugura la ristrutturazione dell'elementare di Via Olmè, ma soprattutto di una delle palestre storiche di Mogliano dove il volley è di casa. Importanti lavori di messa a norma antincendio, ma anche di eliminazione delle barriere architettoniche e di efficientamento energetico. Sono stati spesi ben 532.000 euro, una grossa fetta sono arrivati dalla regione, che ringrazio, e questo per dare maggior qualità ai nostri studenti, maggior comfort e una scuola sempre più di qualità. Interventi preannunciati all'interno del programma presentato con la candidatura da sindaco di 2 anni fa. 2 anni di mandato, come sta andando? Sta andando bene, in questi primi 2 anni ci siamo concentrati molto sulle scuole, quindi i lavori pubblici hanno lavorato tanto per sistemare, mettere a norma e migliorare le nostre scuole, i nostri edifici, e adesso ci stiamo concentrando soprattutto su viabilità, piste ciclabili. Tappe di un impegno costante che le affermazioni di Bebe Vio hanno però un po' sbiadito, irritando non solo il sindaco ma tutti i cittadini. Tra l'altro, ci conferma Bortolato, al momento non c'è stato alcun contatto tra atleta e amministrazione, se non altro per un chiarimento, anche se alla fine il sindaco assolve la giovane schermitrice. Probabilmente ha giocato un po' l'emozione in TV, ma sono sicuro che per lei Mogliano non è solo prosecco e rugby, ma è tante altre cose. A proposito di sport, parliamo di basket, è finito con una sconfitta per 88-94 sul parquet del Palaverde, il recupero del derby tra Treviso e Trieste per la Nutribullet, un dispendio di energie fatale proprio in questa settimana.
Non di sole imprese si può vivere, soprattutto quando le energie vengono meno e il calendario non dà tregua. Ma tutto questo non cancella la delusione per aver perso il derby con Trieste sul proprio terreno. Dopo il miracolo di Pesaro, il campanello d'allarme sarà già visto in Turchia. Io per primo e io con i miei ragazzi siamo molto frustrati, perché è evidente che questa è una partita che abbiamo perso essendo arrivati nei momenti importanti della partita stessa, completamente privi di energie. Credo che abbiamo dato veramente tutto, e anzi credo che abbiamo dato più di quello che avevamo, e il fatto di aver dato più di quello che avevamo ci ha fatto perdere un po' di lucidità. Eppure, proprio come nella gara in terra turca, la Nutribullet era partita con piglio sicuro, vincendo i primi due quarti e andando a riposo con l'idea di farcela. Invece il nervosismo ha preso sopravvento, un tecnico a testa per Sokolowski e Menetti, e i giuliani hanno ritrovato fiducia, mentre i tiri di Treviso, soprattutto dalla lunga distanza, non sono più arrivati. Alla fine la percentuale da 3 è stata del 37%. Troppi giocatori altalenanti tra una partita e l'altra e zero tempo per rifiatare. C'è Tortona domani al Palaverde. Menetti predica fiducia anche per allontanare lo spettro di una posizione in classifica diventata critica. Sento che sta tornando la Treviso di inizio stagione. È evidente che con tutte queste partite non è facile, ma non abbiamo tempo di assolutamente né di piangerci addosso né di coltivarla la frustrazione di tutti quanti noi. Dallo sport al meteo con le previsioni del nostro generale Iannicelli. L'anticiclone ancora continua a perseguitarci, dobbiamo usare purtroppo questo termine, ci protegge, tra virgolette, impedisce ai sistemi perturbati di scorrere su di noi e quindi ancora non abbiamo pioggia e non abbiamo neve. È evidente sulla carta del tempo come quest'alta pressione col suo centro sull'Atlantico si estende verso est fino a interessarci. Ci sono però i primi segnali di un cambiamento, diamo questa previsione a media lunga scadenza, per venerdì, giovedì, venerdì della prossima settimana l'anticiclone finalmente dovrebbe deporre le armi e quindi ne approfitterà subito un sistema perturbato che porterà delle piogge naturalmente prima timidamente poi in modo più insistente e delle nevicate sui rilievi. Quindi presto detto, per questo fine settimana ancora tempo all'insegna del sole, tolta un po' la nebbia, qualche banco di nebbia durante la mattinata, ma poi il sole avrà la meglio. È un tempo stabile con queste caratteristiche, come dicevo ci accompagnerà per gran parte della prossima settimana. Intanto i venti saranno deboli, di direzione variabile, le temperature sono al di sopra della media, le minime sopra lo 0, 3, 4 gradi, anche se poi nei prossimi giorni potremo avere qualche gelata, ma probabilmente saranno le ultime, quindi dal punto di vista delle temperature e delle gelate l'inverno sta tendendo alla fine, sta andando verso il termine. Per quanto riguarda le massime, 10, 12, 13 gradi, qui siamo 4, 5 gradi al di sopra della media. E per finire l'alta Adriatica è previsto da mosso a poco mosso. È tutto. Andiamo adesso a Belluno. In primo piano per la cronaca dal bellunese i contestatissimi lavori sulla galleria del Comelico con il senatore e sindaco di Calalzo Luca De Carlo, che è chiamato in causa dai sindaci e dal comitato, esorta tutte le istituzioni a unirsi per chiedere lavori notturni e strade alternative. Se la galleria non è in pericolo di crollo, secondo quanto dice Ana stessa, Non è giustificato il fatto che si debba chiudere per 2 anni per fare una messa in sicurezza. Basta prendere in giro il Comelico e i suoi abitanti. Il senatore Luca De Carlo interviene duramente sui lavori alla Galleria del Comelico. 745 giorni il timing ipotizzato da ANAS per eseguire l'intervento al manufatto, che è sbocco turistico ed economico fondamentale per le Terre Alte. Chiamato in causa dai sindaci del territorio e del comitato locale, De Carlo si appella a tutte le istituzioni affinché, unite, chiedano lavori notturni e strada alternativa. Mettiamola in sicurezza, chiudiamola di notte, facciamo i lavori dove è possibile senza chiuderla, dopodiché studiamo una viabilità alternativa che consenta pure magari di chiuderla, ma credo che il costo-benefici in questa fase sia assolutamente sproporzionato. Non si può lasciare certo un'area già penalizzata dallo spopolamento, che già rientra appunto nelle aree interne, che ha patito 2 anni di pandemia e adesso assestargli il colpo di grazia.
Il senatore ha già pronto il suo piano d'azione. Lunedì prossimo porterà alla giunta dell'Unione Montana Centro Cadore un ordine del giorno sulla questione. I consiglieri di Fratelli d'Italia presenteranno una mozione in consiglio regionale. Infine, De Carlo, con i colleghi di Fratelli d'Italia presenti nelle commissioni competenti, si attiverà con ANAS per arrivare al più presto a una soluzione definitiva. Io non vorrei che questa fosse letta come la battaglia di una di 4-5 comuni del Comelico. Io credo che qua sia la battaglia di tutta la parte, sicuramente di tutta la parte nord della provincia, ma anche una battaglia di principio rispetto alla considerazione che le comunità locali devono cominciare ad avere. Un colpo di grazia intollerabile per un'area che combatte da sempre contro lo spopolamento. Già il Comelico è fortemente penalizzato per il fatto che assiste ormai inerme a una situazione, quella del collegamento sciistico di Padova, che non trova sbocco e che, dove la politica ha preso in giro rovesciando la colpa prima ad un partito, poi ad un altro, ma i risultati non si sono visti. Allora noi come possiamo pretendere che la gente abbia fiducia nelle istituzioni se poi siamo i primi a fare un disastro? E infatti tra i comeliani c'è un mix di preoccupazione, rabbia, amarezza e sfiducia proprio nelle istituzioni. Questi i sentimenti raccolti in Comelico da Stefano Bozzi. La politica si attivi perché noi qui facciamo vivere il territorio e non siamo una riserva. Così i cittadini del Comelico. Che effetti crede che avrà questo sul paese di Santo Stefano? Il paese... sarà destinato a far chiudere tutto qua, negozi e tutto, perché non abbiamo niente. E se ti tirano via anche la galleria, finita. Se una persona sta male di notte o comunque dove si va? D'estate è un discorso, ma l'inverno? Io vorrei far provare ad alcuni che vivono Venezia, Roma, mettili dove vuoi, anche in Valbelluna. Qui d'inverno se fa una nevicata eccezionale come l'anno scorso, cioè siamo tagliati fuori, ragazzi. Come si sente riguardo a questa imminente chiusura della galleria e quali crede che saranno le conseguenze per il paese di Santo Stefano? È naturalmente male, molto grave anche per il fatto che siamo una zona di passaggio, non abbiamo le stagioni vere e proprie, sì un po' più d'estate che d'inverno naturalmente Santo Stefano, però viviamo sul passaggio, quindi per noi sarà molto grave, molto molto grave. Si devono mettere al tavolo e la politica deve trovare una soluzione per comunque degli abitanti che vivono in montagna, resistono, fanno resilienza, chiamiamolo con le parole nuove, però stanno qua e fanno vivere il territorio. Chiaramente per la gente, molta gente nella nostra, che lavora fuori dalla galleria, così saranno disagi non da poco, bisognerebbe evitare soprattutto il giro forzato per il Passo Sant'Antonio, perché è incredibile, molto sarà la difficoltà per il traffico pesante. Ma ripeto, bisogna valutare molto attentamente l'effettiva pericolosità rispetto a quello che sarà necessario fare. Per lei che ha un'attività e quindi immagino punti anche e che punta anche molto sul turismo, immagino, che cosa prova? È una grande amarezza, delusione, amarezza, tanta tanta, perché appunto poi essendo anche soldi pubblici sprecati in tutti questi anni che potevano andare a buon fine e aver risolto il problema prima, adesso è proprio, non so, non vedo una buona via d'uscita. Questo dunque è l'umore del Comelico, ma c'è anche la protesta degli studenti che è andata in scena questa mattina a Belluno Città. Un confronto franco sui problemi che attanagliano la scuola piegata dalla gestione della pandemia, la decisione di protestare contro lo svolgimento delle prove scritte alla prossima maturità. Impossibile e improponibile, affermano gli studenti che chiedono di essere ascoltati. Un tentativo di mostrare che qui in Italia almeno siamo tornati a una normalità all'interno della scuola, però chiaramente questo non è vero. Dopo quasi due anni trascorsi in DAD dall'inizio del 2022, le cose non sono cambiate, denunciano gli studenti, e forse sono peggiorate ancora di più. Provare a tornare a una normalità all'esame è
trovabile prima di riuscire a tornare a una normalità scolastica. Una prova di facciata, secondo gli studenti, che denunciano anche l'urgenza di risolvere i disagi causati dalla pandemia. Nelle classi si sente una media di un terzo di persone che hanno avuto almeno un attacco di panico dall'inizio della pandemia, e di certo è molto correlato alla questione scuola, perché purtroppo nell'ultimo periodo siamo, come dire, considerati come numeri. Parole forti quelle di Eleonora Zancanaro. Siamo persone che vogliono solo tornare a stare meglio. C'era la possibilità di fare il bonus psicologo fino a 2 settimane fa. Facciamolo venire fuori, perché c'è veramente tanto bisogno. Abbraccio virtuale del pubblico del Teatro Ariston alla terza serata del Festival di Sanremo per la carabiniera Martina Pigliapoco in servizio a San Vito di Cadore. Entrata sulle note di Heroes di David Bowie, la militare dell'arma è stata ringraziata per il suo gesto di coraggio e umanità compiuto lo scorso 4 ottobre sul ponte tibetano di Perarolo di Cadore, che le è valso anche il massimo riconoscimento concesso dal capo dello Stato. Un sogno inaspettato, confessato Pigliapoco, che ha ripercorso quella mattinata drammatica. Qui le immagini, ha detto che la donna che salvò proprio quella mattina è entrata a far parte della sua vita. Una bella storia, quindi, che da Belluno è arrivata sul palco più importante d'Italia. E non ci sono particolari aggiornamenti dell'ultima ora proprio da Belluno e Treviso, e quindi tutto, vi lascio le previsioni del tempo, buona serata. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Benvenuti al meteo. È ancora l'anticiclone a comandare il tempo sul nostro territorio, sempre asciutto, e le attuali previsioni ci dicono che sarà ancora così per diversi giorni. Vediamo il dettaglio di sabato 5 febbraio. Sul Veneto al mattino avremo molte nubi con cielo spesso coperto e frequenti riduzioni della visibilità in pianura e in qualche vallata prealpina, ma in dissolvimento col passare delle ore. Nel pomeriggio invece, come vediamo, più sole. Temperature in leggero aumento, minime tra lo 0 e i 4 gradi, massime invece tra i 10 e i 13 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso avremo nubi basse e nebbie inizialmente. A seguire cielo via via più sereno. Temperature minime tra 1 e 4 gradi, massime sugli 11-14 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato su tutti i settori, poi sarà sereno o al massimo velato, anche qui niente piogge. Temperature minime intorno ai 3 gradi, massime sui 12-13 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato, a Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.